Per il secondo intervento di stasera, cambiamo tema adesso, spostiamo il discorso su un ambito più creativo, o meglio della scrittura creativa, come la definisce, Stefano, il relatore che adesso andrò a presentarvi. Quindi ne parliamo con Stefano Vietti, sceneggiatore e fumettista che nella sua carriera ha collaborato con le più importanti case editrici, tra cui abbiamo Bonelli Editore, dove ha sceneggiato dei must come Martin Mister, Nathan Never. Ha collaborato con Star Comics, Edizioni San Paolo, Disney Italia. E tra le sue opere spicca la serie a fumetti Drago Nero, della quale poi, magari ci racconterai brevemente, è nato un romanzo. Però torniamo all'intervento di stasera. Cos'è la scrittura dinamica? E soprattutto ci piacerebbe proprio capire quali sono i suoi obiettivi all'interno di un team creativo. Quindi lasciamo la parola a Stefano Vietti. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, mi piacerebbe ricollegarmi a quello che ho sentito fino adesso, perché in realtà sono il male, nel senso che faccio parte di quelle persone che creano tutto quell'intrattenimento, sia cartaceo che digitale, che distrae i ragazzi. In realtà poi secondo me il problema non è tanto il cellulare, questo è il mio punto di vista. Ma il fatto che i ragazzi oggi sono annoiati quando si dice non leggono, perché non leggono, non leggono, mio figlio non legge, è cresciuto nella casa di uno scrittore piena di libri, però non legge perché i libri per lui sono noiosi. Sono noiosi, sono lenti, non rappresentano quello che è la società attorno a lui adesso, che è velocissima, dove tutto si consuma in un lampo. Il libro richiede pazienza. Bisogna sfogliare le pagine e il libro richiede riflessione, cioè poi dopo aver letto non c'è una bella lettura se alla fine non c'è anche una riflessione, cercare di capire cosa ho letto, cosa voleva dire l'autore, questo per qualsiasi genere. Per cui un pubblico annoiato non ti segue. Anche a scuola, io ho lavorato, ho tenuto un corso di scrittura creativa qui alla Falcone a Palazzolo. Mi hanno affidato una classe con una quarantina di ragazzi, dai 16 ai 15 ai 17 anni, di un istituto grafico che in teoria avrebbero dovuto avere già un po' di passione. A tutto quello che può essere l'illustrazione. E ho trovato un gruppo di ragazzi che aveva un sacco di potenzialità e di voglia, ma erano annoiati. E per me in parte il problema è della scuola, perché la scuola, come diceva giustamente la relatrice di prima, non riesce più a coinvolgere. Non li coinvolge i ragazzi. Per vari motivi, per me uno dei motivi è che se tu fai leggere i malavoglia a un ragazzo di 16 anni, non leggerà più un libro per il resto dei suoi giorni. E questo la scuola lo dovrà prima o poi capire. Perché molti ragazzi che io incontro mi dicono: ma perché io devo sapere chi era Dante Alighieri? Perché? Si chiedono perché. Dico, no, prova a leggere la Divina Commedia, vedrai, è appassionante. No, non mi interessa. Ma per chi se ne frega? Perché devo conoscerlo? Cosa cambierà saperlo nella mia vita? L'altro problema sono i programmi. I programmi partono in quarta, in quarta in senso partire in quarta e poi in realtà parti in prima perché non ho mai capito perché partire in quarta, no? Parti subito già avviato, Antico Egitto e arrivi arrivi a non riuscire a raccontare la storia contemporanea, perché non ce la fanno, perché arrivi forse a Napoleone. In realtà io direi facciamo 1000 anni di storie condensati e raccontiamo invece la storia contemporanea ai ragazzi, che non sanno cos'è la guerra del Vietnam, non sanno, non conoscono niente, ma già di 20 anni fa, perché questo è un altro dei problemi.
problema che la mia generazione, io ho 50 anni, quando parlo delle serie TV o dei libri che leggevo da ragazzo, i ragazzi di oggi ovviamente non sanno di cosa sto parlando, non sanno di cosa parlo quando nomino Giulio Verne, che per me è stato formativo. Io sono cresciuto con Verne e Salgari, i ragazzi di oggi giustamente non riuscirebbero mai a crescere con Verne e Salgari, perché rileggere oggi Verne e Salgari è devastante. Non lo faccio perché se inizio a leggerli smetto di scrivere, disimparo la scrittura che mi serve per comunicare oggi. A me per comunicare oggi serve una scrittura di oggi. Se io oggi comunico nei miei libri, nei miei racconti, nei miei fumetti come comunicava Verne e Salgari, io fallirei in pieno, non mi leggerebbe nessuno, quindi non li rileggo. Li ho letti quando ero bambino e adesso ne faccio volentieri a meno, sono un bel ricordo e fine. Però comunque i ragazzi sono a scuola portati a leggere I Malavoglia. Ma perché? Dategli un libro di Stephen King ogni tanto, dategli Il Signore degli Anelli. Cioè, dico, non sto dicendo non date I Malavoglia. Sto dicendo insieme ai Malavoglia date anche altro, in modo tale che trovino una mediazione, trovino qualcosa che li appassiona e poi dicono vabbè, questo mi appassiona meno, però là ho imparato a leggere, ad arrivare alla fine di un libro. Avete mai visto portate un ragazzo che non ama leggere in libreria e dategli in mano un libro, qual è la prima cosa che fa? Io lavoro nell'editoria da 30 anni ormai, quindi conta le pagine, va a vedere quanto è grosso il libro. Mazzo, che impegno, 500 pagine, non lo leggerei neanche io perché non ho tempo oggi di leggere un libro di 500 pagine. Li compro, li sfoglio, li consulto, ma un libro di 500 pagine è impegnativo, a meno che parti a pagina 1, non ti appassiona talmente tanto che allora arrivi in fondo. I libri si possono anche lasciare, pagina 20 quando non ti piglia, chiudilo e lascia perdere perché perdi il tuo tempo. E questo è il problema di comunicazione, che è una delle armi che hanno gli autori, gli scrittori, cioè il comunicare. Nel mondo del digitale si comunica malissimo. Avete mai provato andare a consultare dei siti internet e dopo 10 minuti non capire più dove siete? Stavo cercando semplicemente dove si trova questo negozio che vado, voglio andare a visitare, e c'è tutto tranne l'indirizzo del negozio, per esempio, no? Oppure siti dove ti raccontano la storia dell'azienda, 300 righe, ma chi le leggerà mai online? 300 righe, faccio fatica a leggerle in un libro, online non le leggo. Vi sto facendo degli esempi di difetto di comunicazione, che è il motivo per cui a pagina 20 spesso e volentieri voi aprite un libro e lo chiudete a pagina 20, perché a pagina 20 l'autore magari non vi ha ancora detto come si chiama il protagonista. Capita. Poi arrivo, vediamo dove sto arrivando, vi faccio un po' di esempi adesso. Tempo fa mi trovavo una fiera di libri e fumetti, ho imparato anch'io sbagliando, perché adesso in modo presuntuoso dico come stanno le cose, credo di saperlo, magari ho ancora davanti tanto per imparare, 30 anni fa sbagliavo anch'io, però mi piace andare a vedere gli autori emergenti, cosa stanno combinando, li seguo molto, i giovani, anche perché io mi occupo di creare dei progetti editoriali e negli ultimi 5-6 anni, grazie al mio lavoro, ho dato lavoro a circa un'80ina di giovani che ancora stanno lavorando, uno è appena entrato qui tra l'altro, che sono disegnatori, soggettisti, soprattutto disegnatori, coloristi, perché io creo progetti editoriali, seriali soprattutto, nel mondo dei fumetti, come base del mio lavoro, e
E i progetti seriali si compongono di alcuni creativi che inventano il progetto e scrivono le sceneggiature e poi tutti i vari collaboratori, tutti i disegnatori che poi disegnano le pagine, i coloristi che le colorano, i letteristi che mettono le letterine nei balloon, nelle nuvolette, via dicendo, copertine, grafici, eccetera, eccetera. Dicevo che mi piace seguire i giovani. Anche le fiere vado a vedere, adesso si usa tanto, tra poco c'è la fiera di Lucca, Comics and Games, che è una delle, credo sia il secondo o terzo posto tra le fiere più grandi al mondo e più importanti nel mondo dell'intrattenimento, del fumetto, dei libri, cartoni animati, videogiochi, eccetera. E adesso si usa molto fare l'artist, la zona degli artisti, dove i ragazzi emergenti, quelli che vogliono farsi notare, prendono un loro tavolino e si mettono a disegnare davanti al pubblico che passa, facendosi notare. E vado spesso con il mio socio Luca Enoch, con cui sto collaborando da tanti anni, abbiamo creato tante cose insieme, ce ne andiamo a passeggiare ormai come due autori arrivati, come crediamo noi, e andiamo a vedere un po' come lavorano, che se c'è qualche ragazzo che si può. E vedo che molti partono sono già avanti, cioè mi accorgo subito nel vedere il lavoro che mancano delle basi, magari lo studio dell'anatomia, che per un disegnatore è lo studio più difficile in assoluto, anatomia, prospettive, punti di fuga, luci, ombre, eccetera, bisogna saperli usare, non si può disegnare una scena se non si sanno gestire all'interno della pagina le prospettive, le anatomie, di certi generi più di altri. Io lavoro molto nel fantasy, dove nella stessa vignetta ci sono spesso personaggi che hanno dimensioni molto diverse tra loro, tipo un elfo, un umano e un orco, che è un metro e mezzo più alto. E devi dare la perfetta immagine con la prospettiva giusta, con la coerenza delle dimensioni e mantenere poi per tutta la storia. Quindi le basi le devi sapere, l'anatomia fondamentale. E vedo che questi ragazzi spesso e volentieri le hanno saltate, sono passati alla quello che io chiamo la figaggine, cioè l'effetto: ah, che figo che è questo disegno, guarda, sì, però un braccio è più corto, l'altro più lungo, sì, fa niente, però è bello. Difficilmente riescono a arrivare ai grossi editori, si fermano lì. Io dico a tutti, quando trovo questi problemi, dico sempre: fate un passo indietro, iniziate dalla mano e me la disegno e si parte da lì, perché all'inizio si copia, uno scrittore inizia copiando. Io ho iniziato a scrivere che avevo 8 o 9 anni. E scrivevo senza computer, non c'era, usavo dei quaderni e una penna Bic. Faccio uguale, lo stesso anche adesso. Quando devo scrivere veramente, cioè devo scrivere un libro, devo scrivere un soggetto dove mi serve la concentrazione proprio della scrittura vera, io scrivo tutto a mano, penna stilografica e taccuino, perché la scrittura a mano è lenta. E l'occhio, la testa riescono a seguire e a portare la mano riflettendo. La scrittura a computer, io uso una tastiera meccanica addirittura, che sono quelle proprio da maniaco, quelle che fanno tloc 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 tloc, che oggi sono tutte silenziose, la mia fa un casino incredibile, infatti non lavoro di notte perché sveglio tutti. E quella è una scrittura veloce. Ormai la mia scrittura sulla tastiera è talmente veloce che spesso mi ritrovo ad aver scritto mezz'ora e mi sembrava un minuto, da tanto sono andato avanti. Quello lo uso quando scrivo le sceneggiature, perché la sceneggiatura è una questione tecnica e in più mi serve un prodotto digitale, perché la sceneggiatura la prendo, la invio immediatamente al disegnatore via email. Invece il taccuino è la base del mio lavoro, dove si scrivono i soggetti
e i racconti e la prima stesura del libro a mano. Perché tra l'altro io vado un po' salto a destra e a sinistra, poi perché stasera mi ha detto di cosa parlo, improvviserò. Tra l'altro la scrittura è micidiale perché l'idea passa dalla testa al foglio e nella testa si cancella, non torna più indietro. Io non mi ricordo più oggi, rileggendomi, perché abbia scritto determinate scene, dove le ho pescate e come sono arrivato a farle. Non me lo ricordo. La testa si svuota, finisce tutto dentro nel foglio ed è lì che rimane. Ecco perché questo è un aspetto che da autore cominci a accorgertene del tempo, perché io ho prodotto circa 20.000 pagine di scrittura nella mia carriera fino ad oggi, ho scritto circa 400 storie in generale e vai alle volte, metto a posto la libreria con tutti gli albi e prendo una storia di 15 anni fa e non mi ricordo, non mi sembra nemmeno di averla scritta io, non mi ricordo niente. Perché la testa proprio si svuota e finisce nella storia e basta. Probabilmente questo è il motivo per cui dai tempi antichi l'uomo ha scritto, per ricordarsi poi, perché la memoria se ne andava e gli serviva la scrittura e lo svuotava sulle rupi, sul papiro e poi... Quindi questo procedimento di lavoro il mio lavoro ha due aspetti. Ho iniziato da ragazzino, ho iniziato sulla carta e sulla carta sono rimasto, poi ho scoperto il computer che all'inizio mi ricordo se ne parlava come il demonio. Io ho iniziato a lavorare su un Olivetti Prodest PC1, è stato il mio primo computer, comprato con tutti i miei risparmi, 1.000.000 lire. Quando l'ho portato a casa, mio padre mi ha detto: che cos'è? Ho detto: papà, questo è un computer. E qui io scriverò, perché così manderò agli editori le storie stampate con la stampante che avevo comprato, una Commodore, stampate correttamente, non più pasticciate come con la macchina per scrivere. E quello era la mia prima, ecco perché io ho comprato il computer. Perché lavorare con la macchina per scrivere, non da scrivere, per scrivere, lo dico così, mi vanto di sapere questa cosa, sbagliavi in continuazione e quindi pasticciavi, correggevi, no, con la carta carbone, poi mandavi i racconti agli editori pasticciati, a me questa cosa non mandava. Ho visto il computer, cos'è? Ah, con questo puoi scrivere a video, correggere tutto a video e poi... quando è tutto corretto lo stampi e oh, fantastico. Poi ho scoperto che il computer era altro anche, però mio padre mi ha detto: no, questo è lo riporto indietro, ho pagato con i miei soldi, me lo tengo, me lo sono tenuto e già lì c'era il problema generazionale, no? Io avevo 20 anni, sapevo, cioè, volevo insomma entrare nel mondo dell'informatica, che già affascinava a me allora come affascina i ragazzi oggi, uguale. E, però il computer per me è rimasto strumentale, è rimasto uno strumento del mio lavoro. Io non divento matto per il cellulare, lo uso per lavoro. Non divento pazzo, sono un appassionato di videogiochi, perché i videogiochi sono molto più di quello che non sembra. Innanzitutto contengono storie e oggi i ragazzi... come ai miei tempi la vera cosa di cui hanno bisogno sono le storie. In realtà la vera cosa di cui hanno bisogno sono le emozioni, che è quello che potrebbero trovare nei libri, ahimè lo cercano poco nei libri ma lo trovano nei videogiochi. È appena uscito un gioco, Red Dead Redemption 2, che vi garantisco, oltre a essere un film, è assolutamente un racconto emotivo micidiale. Inizi a giocare, sei dentro un mondo, è come leggere un libro, la stessa cosa, uguale, identica. I videogiochi utilizzano alla fine lo stesso meccanismo dei libri, non per niente sono creati da scrittori. Alla base dei videogiochi c'è un'idea,
un racconto, un'idea, e sono autori come me che lo fanno. Poi arrivano i tecnici, arrivano i programmatori, arrivano i concept artist, tutto quello che... Ma si parte sempre da un'idea. Alberto mi sta chiedendo da tempo di tenere un corso di scrittura, io non ne ho mai tenuti perché non credo molto nei corsi di scrittura, secondo me la scrittura non si può imparare, si possono imparare degli strumenti, si può imparare a scrivere meglio, ma non si può imparare a diventare scrittori da corsi di scrittura, perché la scrittura si compone di tre fattori fondamentali. Il primo è la tecnica, che la potete imparare, la grammatica, la tecnica, e ci sono tanti libri poi che insegnano anche il perché si deve scrivere una cosa piuttosto che un'altra. Il secondo è il talento, e secondo me quello è innato, chi ne ha più o meno, ma come il mio vicino di casa è nato col talento del giardiniere, e fa cose in giardino che io non riuscirei a fare in mille anni. Altri nascono con altri talenti, e anche lo scrittore ha il suo talento, e il talento non riesci a insegnarlo, ce l'hai, punto, stop. Un'altra cosa che, di cui diciamo che serve allo scrittore, oltre al talento e la tecnica, è l'impegno, il fatto di crederci, la voglia anche di comunicare a tutti i costi qualche cosa, che spesso ce l'hai nei primi anni, ma poi l'abbandoni perché tua mamma vuole che tu faccia l'avvocato, o perché a scuola la professione dello scrittore non è considerata. Io ancora, quando vado in banca a chiedere un prestito, mi dicono: ma lei che lavoro fa? Faccio lo scrittore. Non è contemplato, non possiamo darglielo il prestito, perché non ce l'ho, la banca non sa chi, libero professionista, non basta. Mi deve dire, io più che sono uno scrittore, non so cos'altro dire, vabbè, allora niente, faccio a meno e me ne vado. Okay. Mi ricordo il mio professore di italiano, Don Ronzoni. Io ho fatto San Bernardino Chiari, 3 anni salesiani, quando avevo fatto le tre medie, 3 anni delle medie, e già scrivevo parecchio a casa. Porto i miei racconti, era un prete illuminato, tra l'altro, perché i salesiani erano avanti anni. Io il collegio, la scuola, da loro ho dei grandissimi ricordi di un insegnamento molto coinvolgente, molto. Gli porto un po' di racconti da leggere, e deludendomi, perché io mi aspettavo, mi dice: non perdere tempo con queste cose, vai avanti a studiare, che questo non ti porterà a niente nella vita, no, questi sono solo divertimenti, ci ho fatto un mio lavoro, si sbagliava. Questo la scuola non lo fa, è una delle cose, delle grandi mancanze. Non è possibile farlo, mi rendo anche conto, perché non puoi prendere individuo per individuo e cercare di tirar fuori, e quello è nato chitarrista, vabbè, però un po' dovrebbe. Io, se potessi dire la mia su un'eventuale riforma della scuola, assolutamente inserirei molto, molto più materie creative in tutte le scuole. Una delle materie che ho sempre ritenuto fondamentali a scuola, secondo me, è la filosofia. C'è pochissima filosofia, perché la filosofia è noiosa, ma in realtà no, perché poi ti aiuta, ti apre il cervello, ti aiuta a pensare, a ragionare sul il pensiero degli altri. Gli altri su questo pensavano così, cosa penso io? Filosofia è fondamentale. E poi materie creative. Scuola non ci sono, la scuola non è attrezzata. Teatro, musica, recitazione, scrittura creativa. Si può insegnare? No, l'ho detto prima, però si può stimolare. Possiamo prendere i ragazzi e dire, come ho fatto qui al Falcone, creiamo un progetto editoriale, cosa? Un fumetto. Facciamo 10 pagine, inventiamo una storia, dividiamoci in gruppi, 5 per gruppo. Ogni gruppo inventa una storia. Immediatamente arrivano i leader, ogni gruppo subito emerge un leader, che
spesso non è quello che ha le idee più chiare, ma è quello che ha l'entusiasmo comunque di voler fare qualcosa. Poi c'è quello silenzioso che non dice niente, emerge nel tempo e la salunga, veramente, ci sono. E poi scopri che sono quelli che leggono. Faccio degli esempi e questi lo sanno, sì, lo conosco, sai chi è Tolkien, sì, ha scritto, io ho letto Lo Hobbit e li vedi subito. Poi ci sono quelli che se ne fregano completamente, ma perché probabilmente hanno anche altre passioni, chi lo sa. E infatti nel brainstorming, così si chiama, cioè quando un gruppo di persone si mettono insieme per arrivare a una soluzione, mettendo la testa di tutti, no, io la penso così, no, facciamo così, no, facciamo cosa, che è un po' il corso che vorrei fare, scrittura dinamica, dopo magari ne parlo un secondo, che è una cosa che mi è venuta in testa così. Nel brainstorming ci sono poi, la cosa fondamentale è che tutti cercano di portare la loro idea in base alle proprie esperienze. Ora c'è quello che conosce la musica e dice, ma perché nella storia non mettiamo questo aspetto musicale? Quell'altro invece che è un appassionato di calcio e dice, no, ma per me il protagonista è un ragazzo che gioca a pallone, ma nella squadra non lo vogliono, perché è già una storia. Infatti le storie sono nate così. Io chiedevo, ragazzi, di cosa volete raccontare? No, erano 7-8 gruppi. Ah, io voglio raccontare di una ragazzina che torna a casa da scuola e smarisce la strada e si ritrova in un posto che non ha mai visto. È una storia. Poi, se si riesca o meno a raccontarla in 10 pagine, quello un altro. Quando abbiamo stabilito con i ragazzi, ho stabilito le storie, poi hanno iniziato a doverle raccontare e lì sono iniziati i veri problemi, perché magari loro avevano l'idea di voler raccontare qualcosa, ma non essendo lettori non avevano strumenti e non conoscevano le parole adatte, il modo per raccontarla. E lì ho fatto un po' una ramanzina a tutti dicendo, ecco cosa vi serve leggere. E non vi serve solo adesso a fare questo lavoro che in 3 mesi vedrete riusciremo a portare a termine comunque, ma vi serve anche per avere argomenti, per comunicare meglio. Mi è mai capitato di leggere un articolo sul giornale e dire, ma non ho capito bene cosa ha scritto questo giornalista. È un giornalista ma non sa comunicare bene. Magari è un pessimo lettore, è un bravo giornalista ma un pessimo lettore, diventa un pessimo divulgatore. Non sa presentare una cosa. Oppure parlare con persone che ti spiegano una strada, alla fine tu non hai capito niente. Ma non lo so, perché? Errore di comunicazione. L'altro giorno vado a far colazione al bar dove vado di solito e accanto alla cassa del bar, c'è in tanti bar, c'è sempre un vasetto di vetro dove metti la mancia. In Germania la lasci sul tavolino, cioè bevi il caffè e la lasci perché si lasciano le mance. Ho visto un tedesco venire in Italia a lasciare la mancia, il barista italiano dice, ma hai dimenticato 20 centesimi? No, è la mancia. Io l'ho visto. Magari oggi non più i tedeschi, non lasciano più mancia neanche loro. Allora ci sono questi contenitori strani fatti a orsetti, fatti con la bottiglia di vetro, no? Che dove metti la mancia per la ragazza del bar, eccetera. E questo era pieno. Era pieno e anche di 5 euro, 10 euro. Ho detto, scusa, questo è un errore di comunicazione. Perché? Io non ti lascio la mancia se tu sei ricca. Questo lo devi svuotare, perché se lo svuoti, quello che arriva a pagare dice, ah, poverino, c'ha dentro 4, ma gliene metto una. È così. E così è stato, infatti mi ha detto, cavoli, si è riempito più di qua, non sentivo più tintinnare, dico, un errore, stai comunicando ai tuoi clienti che tu
tu ricevi talmente tante mance che se anche io, cioè addirittura dico no, col cavolo che devi darla a me, perché guarda quante monete hai dentro. Errori di comunicazione, come il sito internet che tu arrivi e non sai, e come lo scrittore, torno a quello che dicevo prima, i giovani autori. Una volta a una fiera ho comprato una ventina di romanzi di giovani scrittori, ventenni, ventunenni, che si autopubblicano, gravissimo, l'autopubblicazione non esiste, perché senza un editing del tuo scritto tu ti fai solo del male. L'editing, l'editor è quella figura nella casa editrice che prende il tuo racconto e dà valore 6, lo porta a valore 8, 9. Come? Ti corregge le ripetizioni, ti dice questo capitolo non serve a niente, ti dice questa scena è lentissima e tu non te ne accorgi, no. Anche il più bravo scrittore senza un editor bravo non va da nessuna parte, quindi autopubblicarsi è sbagliato, non serve a niente, perché metti sul mercato qualcosa che non solo non è pronto e quindi ti danneggia, perché io leggo qualcosa di te che non va bene, ma anticipi persino psicologicamente per te i tempi, ti senti ho pubblicato, no, quello non è pubblicato, ma la casa editrice è grossa, il mio racconto non me lo pubblica, il mio libro, questo è un altro problema, non c'entra. Comunque l'autopubblicazione non è la soluzione. Allora io mi prendo questi libri, vado in albergo, ero con Giancarlo Olivares, un disegnatore, un amico che siamo insieme da una vita, lavoriamo, abbiamo cominciato insieme 30 anni fa. E siamo a una fiera, ci hanno ospitato in questa stanza d'albergo e ci mettiamo uno sul letto, uno sull'altro e ci dividiamo un po' sti libri e iniziamo a leggere. Ho visto l'Apocalisse, cioè pagina 20 di un libro, e poi Clara salì a cavallo. Ma chi è Clara? Sono andato indietro a vedere, era la protagonista, a pagina 20 c'era il nome, no, a pagina 1. La ragazza arrivò a cavallo, Clara arrivò a cavallo. Io so già chi è, devo saperlo a pagina 1, non puoi dirmelo a pagina 20. Oppure parte un libro con guardava il mare e le onde nel fulgore dell'alba, nella luce accecante del sole, delle gocce purpure che baluginavano tra le nuvole, scheggiavano di tutti i colori. Cosa stai dicendo? Belle parole, non servono a niente. Errori di comunicazione. La sedia nell'angolo, come si dice? La sedia nell'angolo. Magari non alla Dickens che ci metteva 5 pagine a dirci che una sedia era nell'angolo. Semplicità e non sbagli mai. Ma se tu questo glielo dici, e vado io a dirglielo, si arrabbiano. Oggi si dice che nessuno vuol sentirsi dire più niente. L'avete mai notato? Fate un appunto a qualcuno e questo si arrabbia, invece di dire ma perché mi ha detto questo? Altro problema, io lo dico a livello negli autori, te lo deve dire il tuo editor, perché lui è la figura che la casa editrice paga per venire a romperti le palle senza che tu possa dirci, certo puoi dire no guarda non sono molto d'accordo, ma in realtà il 90% delle volte l'editor, bravo, ha ragione. Io mi ricordo, io ho scritto per anni sceneggiature di fumetti dove io ho avuto due maestri nella mia vita, uno Ade Capone che purtroppo non c'è più e l'altro Antonio Serra, il creatore di Nathan Never. Io lo ricordo, Antonio lo vedo tutti i giorni, lo vedo in Bonelli dove lavoriamo ancora insieme, Ade Capone purtroppo non c'è più, però sono stati due autori che quando io ho iniziato avevano già un'esperienza e facevano lavorare i giovani come me e loro erano all'inizio e poi per anni sono stati il mio editor, in sostanza facevano l'editing alle mie storie, ma uno dei pochi pregi che
penso di avere è che io sono molto autocritico, cioè se uno mi dice guarda che c'è un problema, io non gli dico stronzo che me l'hai fatto notare, penso perché me l'ha detto, vado a controllare. Se non fai così non cresci, non cresci, questo penso in generale, no? Solo che un giovane andare, magari se glielo dico io, arriva, ok, di lui mi fido, accetto, no? Ma ecco perché dicevo prima l'autopubblicazione sbagliata, no? Perché sbagli, ma non hai nessuno che te lo dice, vai avanti a sbagliare. Prima parlavo, mi piacerebbe fosse un po' interattiva, se avete delle domande rispondo volentieri, facciamo uno scambio, intanto vado avanti. Parlavo di scrittura dinamica, cioè del fatto che non ho mai tenuto corsi di scrittura perché non ci credo molto, ma credo invece, ci ho riflettuto su questa cosa che ho chiamato scrittura dinamica, ma non l'avrò inventato di sicuro io, perché se hai una buona idea in questo momento, in quel momento nel mondo l'hanno avuto in 5 tutte uguali, tutti, a me è successo, preparo un progetto a fumetti, mi sembrava originalissimo e lo mando a un paio di colleghi. Dico, leggi un po', senti un po', ti piace? Lo mando a Mario Alberti, con cui lavora ancora adesso, è un grandissimo disegnatore a livello mondiale. Mario mi chiama e mi dice, oh Stefano, guarda che, ma non sai che c'è questa cosa? Insomma, ho scoperto che in Francia stava per uscire un progetto che era praticamente identico a quello che avevo fatto. Non era stato copiato, cioè nessuno aveva copiato niente. Avevamo avuto la stessa idea, ma guardate che era veramente persino il titolo. Il mio si intitolava Legione e quello di questo autore si intitolava Je suis Legion. Perché il mondo delle idee, ma il mondo del lavoro in generale, è un calderone dove oggi tramite la tecnologia tutto finisce dentro in tempo reale, all'istante, e dove io tutte le mattine passo un'ora del mio tempo prima di iniziare a scrivere ad andare in internet a vedere che cosa c'è di nuovo nel mondo per quanto riguarda libri, tecnologia, videogiochi, fumetti, eccetera. E adesso sono arrivato, ma questo molti autori come me sono arrivato al punto che mi basta guardare un'immagine per avere un'idea. E questo lo fanno tanti altri nello stesso momento, quindi ti ritrovi ad avere la stessa idea. Quindi scrittura dinamica perché? Perché mi è capitato tante volte di parlare con persone che hanno un libro nel cassetto. No, io vorrei scrivere, voglio scrivere un libro, c'ho un'idea, c'ho un libro nel cassetto, eccetera, eccetera. Dico, bello, bene, vai, vai, vai. E ho scritto 2 capitoli e poi mi sono fermato. Ma perché? Non so più andare avanti. E questo è un errore che fanno tantissimi autori. Hanno un'idea e iniziano a scrivere. No. La prima cosa bisogna metterla in ordine, codificarla, perché la scrittura è come la musica, e la scrittura è matematica, io odio la matematica, la scrittura è matematica, è uguale alla musica, è tutto codificato, non c'è un modo solo per dire o raccontare una scena, ma ce n'è uno che è migliore di tutti gli altri. Noi lavoriamo per codici, lo scrittore mente, vi racconta un sacco di frottole, mente in continuazione quando scrive, non vi dice mai le cose come stanno. Vi dice le cose come le ha costruite lui in base a un codice che voi accettate immediatamente. E questo avviene dai tempi di Omero, non è una cosa che ho inventato io. Cioè, il brutto figuro vestito di nero con gli occhiali scuri, il cappellaccio, il bavero alzato che sta scappando è il cattivo. È il cattivo, per forza, non è il buono. È vestito di nero, c'ha gli occhiali scuri, scappa, è il cattivo. Questi sono codici, no? Qui si può andare avanti a parlare fino a chissà quando. Torno alla scrittura dinamica che è meglio. Mi
il soggetto è la base di ogni racconto, libro, videogioco, eccetera. Cos'è il soggetto? È la storia dal punto A al punto B, cioè dall'inizio alla fine, buttata giù in una trentina di pagine, dove l'autore dice a se stesso che cosa succede. E nel soggetto c'è la trama in generale, l'accenno a tutto quello che saranno i colpi di scena, dove si aumenta il ritmo del racconto, dove si cala il ritmo, dove c'è il fatidico bacio tra i due protagonisti, eccetera, eccetera, e è il canovaccio, cioè la base di quello che serve, cioè tutto quello che serve prima di iniziare a scrivere. Quindi se tu hai un'idea e inizi a scrivere, al capitolo 2 ti fermi perché non hai un soggetto. E il soggetto è il lavoro più difficile in assoluto. Io mi ricordo il soggetto del romanzo che ho scritto per la Mondadori, Il Drago Nero, che è il mio unico libro, perché scrivere libri è un hobby molto costoso per chi può permetterselo. Mentre scrivendo fumetti sto campando da 30 anni, no? I libri è il discorso più difficile. Però mi andava, mi va, ne sto preparando un altro e ne farò altri, perché scrivere in prosa è bellissimo, a livello autoriale è molto più bello che scrivere sceneggiature, perché la sceneggiatura tu la scrivi per il disegnatore. Io non scrivo la sceneggiatura per i lettori, la scrivo per il disegnatore, che deve prendere quello che scrivo, metterlo su carta e illustrarlo al lettore. Mentre il libro tu lo scrivi per i lettori direttamente, per te. Quindi mi chiedono come mai, cosa ti piace di più della scrittura, io rispondo: mi piace scrivere perché mi piace leggere quello che scrivo. In realtà è così. La cosa più bella quando ho scritto il libro è ho finito un capitolo, lo lascio lì un giorno o due, poi torno, me lo leggo, una goduria. Mi ritrovo, rido, e vedo gli errori, vedo i punti di forza, allora, qui questa l'ho proprio, questa frase è fantastica, quest'altra no, eccetera. Però mi piace farlo, cioè mi piace leggermi. A tutti lo scrittore dannato che dice no, io non è vero, gli scrittori amano leggersi, i disegnatori amano guardare le loro pagine, le rimirano, le guardano, come ho disegnato bene questa cosa, il grafico guarda il suo lavoro e dice che bello, come il contadino guarda il campo che cresce il grano e dice cazzo, che bel lavoro che ho fatto, no? Questa ci stava da scrittore. Cioè. Allora, dicevo, scrittura dinamica, perché mi piacerebbe tenere un corso fatto in questo modo. Chi viene si siede, ci sediamo tutti attorno, facciamo un gruppo creativo, no? Chi ha voglia di l'obiettivo è, in un mese, due mesi di corso, chiamiamolo corso, è di inventare una storia, un soggetto, non scrivere a casa il come scrivi il racconto, no, la scrittura è una cosa intima, non mi interessa, la fai per i fatti tuoi, io in mezzo guido un gruppo di persone e gli dico perché questo passaggio sì, questo no, allora questo perché vuoi far così, no, ma così non puoi fare, e in questo modo arrivare in modo dinamico, brainstorming che facciamo tutti i giorni quando creiamo storie. Io mi trovo con il mio socio all'Eremo, noi abbiamo un posto ai Colli di San Fermo dove andiamo, facciamo tre giorni ogni due o tre mesi, andiamo io e lui con la grappa, il caminetto acceso, in realtà adesso il tè caldo una volta, e facciamo tre giorni di full immersion, di brainstorming, e ci inventiamo tutto l'arco narrativo che arriva di quello che stiamo raccontando. E così mi piacerebbe provare con delle persone che hanno voglia di scrivere il loro libro, ma io non intervengo, non dico niente, non mi interessa la parte di scrittura, quella la lascio a ciascuno con i propri problemi, crescano, provino, eccetera, però un contributo che potrei dare è guidarli nella creazione del soggetto. Insegnare è una brutta parola, o guidare meglio,
perché un'idea va bene, perché una no. Questi sono codici che sono assolutamente, non so, un esempio di un codice, il funerale di un personaggio al cinema è sempre sotto la pioggia, avete mai notato? È un codice, tutti con l'ombrello nero, piove di rotto, perché la pioggia è pianto, è tristezza, ecco, sono codici. Perché tutti i funerali sono sotto, così. Quando arriva un funerale sotto il sole, ti girano le scatole, dici no, cazzo, in quel momento triste, guarda che bella giornata. Ho fatto un esempio, ma possiamo andare avanti finché volete. Quindi, io non so quanto posso ancora andare avanti, in realtà magari sto anche annoiando a morte. E l'altro discorso su cui vorrei, poi se ci sono domande di nuovo vi esorto, è il discorso emotivo. La signora prima di me parlava, bravissima, di tante cose, e alla fine, in realtà all'inizio l'ascoltavo, non ero tanto d'accordo su certe cose, no? Poi ho capito, invece andava in una direzione, cioè dice dobbiamo fermarci un attimo, riflettere, no? Secondo me la scuola dovrebbe riflettere sul problema emotivo, no? Su come appassionare anche con un po' di emozione, e questo è anche la scrittura, in realtà, no? Un libro che fallisce miseramente è un libro che non contiene emotività e che non ti trascina in qualche cosa che tu poi ti arrabbi, ci rimani male, cioè oggi si risolve tutto ammazzando, no? Ci sono libri o serie TV dove se non muore un personaggio nell'arco ogni 5 minuti non va bene, io sono un po', mi tengo un po' lontano da questo tipo di narrativa, no? Che prima o poi finirà. Anche l'uccidere a oltranza, no? Perché non è così, secondo me, che si risolve il problema dell'attenzione, ma è sempre attraverso la trama, l'emotività, l'interesse proprio di quello che stai raccontando. Quindi il discorso emotivo fondamentale per la scrittura nel soggetto è vitale, perché il soggetto deve contenere delle tappe dove il protagonista, noi chiamiamo anche l'esempio che facciamo nello scrivere, diciamo il soggetto così principale che teniamo presente, il classico film di James Bond, che conoscete tutti, è codificato alla perfezione, cioè i film di James Bond contengono una serie di codici narrativi perfetti, no? All'inizio del film esplode qualcosa, la minaccia, vediamo il cattivo che si palesa, e quindi il cattivo, la minaccia, già inizia a odiarlo, no? Arriva il protagonista che all'inizio le prende tanto, negli ultimi poi tantissimo, non solo a livello fisico lui, come succedeva nei vecchi film di Bond, ma anche a livello emotivo, perché gli uccidono l'amico, l'amica, il fratello, la sorella, la zia, eccetera, eccetera. Quindi lì c'è il portare all'esasperazione il protagonista, perché alla fine dovrà odiare il cattivo nella maniera totale. Poi si svolge, la trama si sviluppa e arrivi a un paio di colpi di scena che non ti aspetti, non me l'aspettavo, che era il maggiordomo, e poi arrivi alla fine e c'è la scenona madre, finale, conclusione, eccetera, dove oggi si usa anche lasciare un po', ma sarà morto? No, boh, non lo so, vedremo nel prossimo. Questo è un codice perfetto. Io tenevo, quando ho iniziato a scrivere, il meccanismo alla James Bond lo tenevo in considerazione. Ci puoi scrivere un miliardo di storie in realtà con quel meccanismo lì. Il soggetto deve essere strutturato in questo modo, cioè deve avere tutta una serie di inizio, uno svolgimento. Questo lo insegnano anche a scuola, a italiano, no? Cioè, almeno a me l'hanno insegnato, però non deve mancare l'aspetto emotivo. Perché un personaggio, quando lo porti dentro determinate situazioni, chiaramente ha della s'arrabbia, o rimane, o si innamora, o viene lasciato, insomma,
e nella scrittura dinamica, una cosa che terrò in considerazione se mai faremo questo esperimento, sarà anche questo. Se ci sono domande a questo punto, io penso di aver chiacchierato e avervi raccontato un po' altrimenti. Una domanda allora ce l'ho. Parlavi prima, io premetto, non sono uno scrittore, però ogni tanto mi diletto a scrivere qualcosa, non ho mai portato a termine un racconto, però questo è un altro discorso. No, ma perché mi capita cioè spesso che magari sono in momenti in cui non posso scrivere, mi viene in mente un flusso di cose che vorrei scrivere, che inevitabilmente però dimentico. No, la domanda è, ma c'è un modo per riconcentrarsi su delle idee che sono venute per riuscire a rimetterle su carta, diciamo? Se mi passi la giacca, te lo faccio vedere il modo. Sì, ecco, tu tienila lì. Questo qui ne ho non so quanti, cioè praticamente io mi fermo in macchina, mi fermo quando mi viene in mente un'idea, qualcosa, e la scrivo. La maggior parte di quello che c'è qui non ha alcun senso e spesso lo rileggo e non so perché l'ho scritto, non lo so. Leggo delle cose e dico, ma cosa vuol dire questa cosa qua che ho letto, no? Poi mi verrà in mente, a volte mai, quindi non lascio perdere, però li fermo qua, fermo l'idea e ma anche una riflessione. Anche allora, uno molto curioso da leggere, l'ho comprato anni fa, un taccuino fatto così, era di Lovecraft, l'autore dei miti di Cthulhu, non so se lo conoscete, un autore americano di più di 100 anni fa, un po' diciamo, se non lo conoscete vi nomino Edgar Allan Poe, diciamo, ecco, su quel genere. Lui però scriveva in maniera veramente pesante, cupa, di mostri, demoni dello spazio esterno, ecco. Ha scritto migliaia di pagine e è stato pubblicato un suo taccuino dove anche lui, come me, come io come lui, annotava cose che, tipo, non so, mi ricordo un'annotazione, un rumore nel sottoscala, un sinistro scricchiolio, cosa sarà? Ecco, lui magari mentre lo annotava aveva in mente bene come sviluppare la cosa, poi un mese dopo va, la rilegge e dice, sarà stato un topo, non lo so, cioè, perdi il collegamento, e quello è inevitabile, credimi, no? Ecco. Però questo te lo consiglio con la penna sempre. Ci sono altre domande? Grazie. Domanda, la presenza dei codici, quanto urta la creatività? Cioè, nel senso, io posso descrivere una storia originalissima, però mi devo essere conforme a una serie di codici. Quando è che vale la pena romperli i codici? Oppure fin dove i codici urtano quella creatività? Grazie. Ho fatto un errore di comunicazione. Ho reso i codici dannati, e in realtà non è così, nel senso, mi sono spiegato male io, è tutto codificato a prescindere, nel senso che tu utilizzi anche spesso determinati modi di scrivere, e non te ne accorgi, perché credo, questa è la mia riflessione, poi arriva uno che ha studiato effettivamente questo e me lo spiega meglio.
siamo tutti figli della società in cui viviamo, no? E abbiamo tutti ricevuto, riceviamo praticamente gli stessi input dalle letture del passato, oggi la nostra vita di tutti i giorni, eccetera. Per quello che viaggiare serve molto per andare a beccarsi input altrove che qua non ti arriverebbero, per esempio, no? E internet aiuta tanto in questo. Il codificare non è in senso negativo, è semplicemente nel senso che quando tu descrivi una cosa, in realtà spesso non te ne accorgi, ma utilizzi dei meccanismi che per descriverla al meglio sono sempre gli stessi. Qualsiasi situazione, tu prova a guardarti una decina di film d'amore, e scoprirai che sono ambientati in posti diversi, personaggi, ci sono diversi colpi di scena, qualcuno è più noioso, altri sono, però appartenendo a un genere utilizzano sempre gli stessi, utilizzano bene o male tutti una stessa codificazione, che non è in senso negativo, ce li chiamo codici, ma modo di raccontare, se vogliamo, ecco. Quindi non te ne accorgi, non ce ne accorgiamo, li usi e basta. Pensa che nel fumetto si usano le onomatopee, no? Che sono si scrive il suono, il fumetto è silenzioso ed è privo di movimento, quindi il movimento è dato dal dinamismo che i bravi disegnatori sono in grado di realizzare sulla pagina e il suono è dato dalle onomatopee. Adesso si usano sempre meno perché i disegnatori di oggi sono molto molto più dinamici dei disegnatori di tanti anni fa e quindi addirittura già con i movimenti del corpo accentuati già si capisce un eventuale suono, rumore, per cui l'onomatopea non è più così tanto usata, però si usano, no? La sedia che cade, il sasso in acqua fa splash, e fa splash, non è che altri, e poi ne puoi inventare anche qualcuna, ma la pistola fa bang, il fucile fa crack, insomma. In Giappone, nel manga, nel fumetto giapponese, esistono delle onomatopee che ti raccontano addirittura una sfumatura di quel suono. Cosa che noi, per noi non abbiamo, perché il personaggio che cammina sul pavimento di legno fa cric, croc, cric, per dire, no? Ok. In Giappone ti dice che fa cric, croc, ma in modo sinistro. Oppure te lo dice che fa cric, croc, ma di persona che non sa dove andare, per dire, no? E questo è per dirti come la società giapponese molto di più questa codificazione, questo anche desiderio dell'autore di dirti esattamente come stanno le cose arriva poi nel tuo racconto. Io ho una scrittura non è molto invasiva, cioè non ti descriverò mai questa stanza così come la vedi, te la descriverò come una grande sala gremita di persone che stavano ad ascoltare un pirla che parlava, sotto quattro faretti con una luce calda perché appesi a delle travi di legno. Ecco, t'ho già ho descritto la stanza per quello che basta. A me come autore io decido che così stop, mi basta, due righe, non di più. Passiamo oltre. Poi invece ci sono degli autori che ti descriveranno che la sala aveva otto file di sedie di quattro file per ciascuno, tutte di un verde osceno, con un pavimento color sena, perché nemmeno nella sala del trono del re di l'avrebbero tenuto, e ti descrive tutto perfettamente, impegnandoti 10-15 righe. E dipende dall'autore, se a te piace così, cavoli tuoi. Dickens era uno che ci dava pesante quando doveva descrivere qualcosa.
Va bene, ok. Allora ringrazio della pazienza.